Abbiamo a malapena la grana per tirare avanti e adesso paghiamo tutto quel cibo. Ma Cristo santo! Attento a quella boccaccia. Non saremmo in questo casino se mi avessi ascoltato. Che casino? Nulla di cui tu debba preoccuparti, Lincoln. Ho tutto sotto controllo. Sotto controllo? Dannazione, ragazzo, devi aprire... Ragazzo, non te lo dirò ancora. E allora fa come vuoi. Vecchio! Lascialo stare. Deve calmarsi. Ti dispiace dirmi perché è così agitato? Abbiamo avuto dei problemi con gli haitiani. Ma come ti ho detto, ho tutto sotto controllo. Bene, i furgoni sono carichi. Direi che fuori c'è abbastanza roba per... Devo tornare più tardi? Per festeggiare il tuo ritorno sano e salvo, ho fatto una donazione a padre James. Gli ho dato del cibo da distribuire alle famiglie bisognose. Speravo che mi dessi una mano, Lincoln, così vedi un po' il quartiere. Questa cosa con gli haitiani è molto seria. Ah, conosci Ellis. Basta che qualcuno lo guardi storto e lui si infiamma come un cerino. Come dicevo, posso tornare. Sciocchezze. Lincoln deve uscire, godersi la giornata. E poi voi due dovreste passare un po' di tempo insieme. Forza. Quella gente aspetta da mangiare. Vabbè, vedi Lincoln un paio di volte, non appena tornò. E mi disse che voleva lasciare la città, andarsene in California. Lui aveva un amico ex militare che poteva trovargli un lavoro nel cantiere navale di Mare Island. Ed era tornato soltanto per dire addio ad Ellis e Sammy. Ma poi venne a sapere di alcuni problemi che Sammy aveva con quegli haitiani. Quindi decise di restare ad aiutarlo. Gli haitiani erano davvero pericolosi. Ma Lincoln non avrebbe rinunciato. Per quanto fosse cambiato, Lincoln restava sempre leale. Saldature, penso. 3 mesi da apprendista, poi il sindacato ti fa entrare. L'hai detto a Sammy ed Ellis? Non ancora. Pensavo di aspettare qualche giorno. Non volevo saltarli subito addosso, visto che sono appena tornato. Vogliono sentirselo dire, ma cambieranno idea. Devi fare la cosa migliore per te stesso. Vai e inizia a servirli. Io torno tra poco. Salutami tanto Sammy, Lincoln. Sì, signore. Pasto caldo, cuore caldo, sempre. Grazie. Ciao. Sei davvero una benedizione, Lincoln. Grazie. Piacere mio, signore. Bonjour. Sei qui da un paio di giorni e già ti hanno messo sotto. Ah, con piacere. Vuol dire molto per tutti noi. Non invecchiare, figliolo. È una merda. Vedrò cosa posso fare. Ehi là, Lincoln. Come va, Regine? Tutto bene. È bello rivederti qui nell'Hollow. È bello rivedere i tuoi begli occhi marroni. Li trovi a casa di mia zia, insieme a tutto il resto del corpo. Lincoln, abbiamo problemi! Corri, Regine! Quando abbiamo finito con te, Lincoln, tocca a Sammy! Oddio! Siete tutti pronti? Dovreste vergognarvi! Vuoi morire? Ti accontento! Trans
François Papadoc Duvalier fu eletto presidente di Haiti nel 1957. Nel 1959 aveva già creato una polizia segreta, la Tonton Macoute, e la gente cominciò a scappare. La maggior parte si insediò negli Stati Uniti del Sud. Assieme alla brava gente, gran lavoratrice, c'erano criminali incalliti che formarono l'ossatura della banda haitiana. Lincoln scoprì che stavano nella palude ed erano guidati da un uomo di nome Baga. Ah, tu e padre James avete già finito? Ci hanno aggredito gli haitiani. È arrivato il momento di dirmi che succede qui. Sì. Credo sia ora. Sei o sette mesi fa, la gente del Lollo ha iniziato a subire rapine. Soldi, gioielli, cose del genere. Non ci abbiamo messo molto a capire che erano gli haitiani. Poi quei bastardi hanno iniziato a prendere di mira la lotteria. Di quanti soldi stiamo parlando? Quanto? Abbastanza da metterci nella merda con Sal Marcano. Sono tre mesi che non lo paghiamo. Cristo santo. Se mi occupo di loro, potremmo metterci in regola con Marcano, giusto? Ci penso io a Sal. Ci conosciamo da molto tempo. Ma questa storia con gli haitiani deve assolutamente finire. Tu ed Ellis dovete occuparvene. Come li troviamo? Negli anni venti, quelli estraevano il sale dal bayou. Avevano anche costruito una baraccopoli. Quando arrivò la depressione la abbandonarono. Possono essere venuti solo da lì. Ci serviranno armi e munizioni. Chiama questo numero. Ma è meglio non farlo da qui. Non ha senso metterli su chi vive. Oppure potremmo pattugliare Lollo, rintracciare e ammazzare fino all'ultimo di questi stronzi, così non dovremmo più preoccuparci. L'ultima cosa di cui ha bisogno questo quartiere è gente di colore che si uccide a vicenda. Lo faremo in silenzio, lontano da qui. Una volta che avremo eliminato il capo, gli altri se ne andranno da soli. Fidati. E va bene, soldatino. Faremo come vuoi. State attenti. Gli haitiani sono gente tosta. Non dovete sottovalutarli mai. D'altra parte, chi semina vento raccoglie tempesta. Vuoi davvero che vada così? L'ultima cosa che si aspettano è un attacco dall'acqua. Torna indietro fino alla strada e resta in macchina. Ci vediamo lì appena ho finito. Spero tu sappia quello che fai. Credimi, Ellis. Presto ci lasceremo tutto alle spalle. Si occupa del bar, l'altra va. Bella. Il boss vuole che prendiamo Sammy. Papa Legba, aprimi le... Lui, Ellis e quell'altro. Lincoln Clay. È lui. Stavolta non ci scappa. Cominciala! Vaffanculo!
Hanno mandato a puttane il lavoro sul ragazzo di Sammy. Non sarebbe male se prendessero quello stronzo. Vaffanculo! Facevi meglio ad ammazzarmi quando ne avevi l'occasione, coglione! Prima tocca, poi a quel maestro. Prima tu. Fanculo! Uvognembato! Avete sbagliato ad attaccare Lollo. Lollo! È gestito da un Tracy! Un cardo! Un traditore! I neri non dovrebbero obbedire ai bianchi! Quell'uomo mi ha accolto quando non avevo un posto dove andare! Tu non sei certo meglio di lui!
tu che te cazzon! Maiale del cazzo che tu sia maledetto! Stai calma! Stare calma! Mi teneva là dentro! Rinchiusa là dentro! Giorno e notte! Mi picchiava! Abusava di me! Tu! Ti maledico! Figlio di puttana, tu e tutta la tua dannata famiglia! È morto! È morto! Non può più farti del male! È finita! Finita? Finita! Tutto questo non finirà mai! Pajom! Ai, tieni del cazzo. Siete tutti pronti? Vuoi un... Il ragazzo di Sammy è lì. Fatelo fuori! Quello stronzo ha ucciso Baka! Bruciamolo! Bruciate quello appena spunta fuori lo... Pensare che prima i feriti di cura... Il bello inizia adesso! Devo ricaricare! Batti una bottiglia! Lasciatemi quello stronzo! Siamo tuoi amici, succhia cazzi! Molotov! Via! Non voglio morire! Salvami se continua a sparare! Coglione vuole proprio ammazzarmi! Sono qui! Ma... No! Tocca a me fare però e fatti sotto! Era ora, cazzo. Devo sempre venire io a toglierti dalla merda? Tutto intero? Sì. Com'è andata con Baka? Abbiamo trovato un accordo. Lui crepava e io gli davo una mano. Torniamo da Sammy. Immagina quanto ne sarà felice papà. Questa faccenda con gli haitiani gli pesa parecchio. Con loro fuori dalle palle le cose si calmeranno. Tornerà tutto come prima. Erano mesi che gli dicevo che dovevamo fare qualcosa del genere, ma papà... Non lo so. A volte penso che non apprezzi più questa roba. Ricorrere alla violenza non significa per forza perdere. Lo so, mi viene da chiedermi cosa succede dopo, capisci? No, non lo so. Spiegami.
Chi sia un proiettile o la mano di Dio, prima o poi tocca a tutti, no? Credo, ma Alice, noi non... Spero che il vecchio ci seppellisca entrambi. In caso contrario, ogni figlio di puttana dell'Hollow ci verrà a cercare o vorrà la nostra testa. Dico solo che dobbiamo prepararci a quel giorno. Non è una cosa di cui dobbiamo occuparci adesso. Quindi metti da parte i tuoi sogni, ok? Ok, va bene. La cosa che Lincoln non capiva, o che forse non riusciva a capire, è che per uno come Sammy esisteranno ancora altri, chiamiamoli, haitiani. Se non c'era qualcuno che lo stava attaccando, c'era qualcun altro che lo cacciava nei guai. Non sarebbe mai finita. Ed è così che Lincoln cominciò a lavorare con Sal Marcano. Avevi ragione sugli haitiani, erano in quella vecchia salina. Non ci daranno più fastidio. È stato un errore mandarti laggiù. Dovrei occuparmi io dei miei affari. Non è diverso da quello che facevo prima di andarmene. Probabilmente non lo sai. Ma ogni sera, alla TV, dopo il telegiornale, mostravano i nomi di tutti i ragazzi uccisi laggiù in Vietnam. Me ne stavo seduto a cenare in cucina e guardavo la lista che scorreva chiedendomi se quel giorno avrei visto il tuo nome. Ma non l'hai visto. Non mi è successo niente. Anche la fortuna ha un limite, figliolo. Prima o poi ti capita di restare senza. Allora, cosa vogliamo fare con Marcano? Gli daremo i suoi soldi in un modo o nell'altro. La lotteria sarà abbastanza? La lotteria? No. Ma Sal ha chiamato poco fa. Vuole che vi incontriate al country club. Dice di aver trovato un modo per sistemare le cose. Gli unici neri che entrano sono servitori. Che gli piaccia o meno, non diranno di no a Sal Marcano. Se dice che ti faranno entrare, ti faranno entrare. Bene. Ho sempre voluto vedere l'interno di quel posto. Devi fare qualunque cosa Sal chieda, ok? Per il bene di tutti noi. Sì, signore. Ascoltatori, bentornati a Figli della Patria. Oggi la...